Pepita si rimette ma lontana, mentre Principe Daisy sfrutta la sua velocità iniziale, va facile al comando davanti a Prestige Power, PG del Cigno e Pepe Vita al inseguimento, mentre Fotorock si ritira. Non è scattato il cronometro del vostro cronista, comunque numero 3, Fotorock squalificato. Che Principe Daisy guida davanti a Prestige, PG De Cigni e Pepe Vita, che visto il ritmo sicuramente blando, me lo fa capire il fatto che Pepe Vita sta recuperando, sta annullando il gap causato dalla rottura. Dopo 400 metri, Pepe Vita ha recuperato. Primi 400 in 37.3 con partenza dai 2060. Pepe Vita ha recuperato e si accoda in quarta posizione. Principe, Prestige, PG del Cigno e Pepe Vita. Cavalli che stanno per transitare fra 200 metri davanti alle tribune per il passaggio, quello prima dell'arrivo. Guida Principe Daisy davanti a Prestige Power, PG del Cigno e Pepe Vita. Ordine immutato dalla partenza. È successo che Fotorock ha sbagliato e si è ritirato, poi è stato anche squalificato più che ritirato. Mentre Pepe Vita, che aveva sbagliato, visto il ritmo blando, si è ricongiunta. Proviamo a cronometrare i paletti da adesso fino alla fine, visto che il cronometro prima non era partito. Principe continua a condurre, Prestige Power per il momento non accenna all'attacco, poi PG e Pepe Vita. 16 questo paletto, quindi non si è ancora accelerato, il ritmo imposto da Principe Daisy sta bene a tutti gli avversari. L'allievo di Tommaso Di Lorenzo si va a completare i 1400 metri da leader, Principe, Prestige, PG De Cigno, avvicinato all'esterno da Pepe Vita. Ora però si comincia ad accelerare. 400 metri alla conclusione, il discorso della vittoria che sembra circoscritto a Principe e Prestige, che attende il momento propizio per spostare, poi PG De Cigni e Pepe Vita che dopo un tentativo di attacco ripiega logicamente in quarta posizione anche se all'esterno, addirittura con Principe in vantaggio, Prestige in seconda posizione, Principe tenta l'allungo finale, Prestige esce dalla scia, l'attacca, Principe mantiene il vantaggio, battute conclusive con Principe Daisy che viene a vincere davanti a Prestige, Power al terzo posto, PG del Cigno, poi Pepe Vita. Diciamo 28.8 a chiudere. Se mi danno il tempo finale, ve lo 1.16.9 per Principe Daisy, che ha graduato lungo il percorso, poi ha finito fortissimo, Prestige ci ha provato neanche in maniera convinta, perché Principe sembrava in una botte di ferro, così è stato, e Prestige si è adeguato al secondo posto.